Amici appassionati d'orologeria, è il vostro maestro d'arte orologiara Giovanni Ermini che vi farà vedere oggi un restauro di un orologio degli anni 50-60, Mause, ora e quarti, con suoneria del Big Bang di Londra. Allora, se vi piacciono i nostri video, per favore commentate, mettete un mi piace e condividete il video. Inoltre iscrivetevi al canale, il nostro canale YouTube Simo 1987. In questo canale ci sarà anche dei video che mio figlio ha fatto con Monciatti, dottor Francesco, grande esperto d'arte, su pittori, artisti e città di interesse storico. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Giovanni Ermini Riparazione Restauro Orologi e visitate il nostro sito www.riparazione lineettadelmeno-orologi.it. Grazie. Si va a iniziare a smontare questa bella meccanica. Prima di iniziare questo, vieni con me, ti faccio vedere un orologio di un'estrema rarità, già messo ad andare, già pulito e tutto, eccoli. Meccanismo del 1600 a bilanciere riparato. Vai. Questa è una cosa al di fuori di questa riparazione, ma che mi piaceva farvi vedere. Così, poi se si vorrà vi si farà vedere i video di tutta la riparazione. Allora, si comincia a montare. Prima volta le lancette. Ecco, i terzi occhiali, i terzi occhi li abbiamo messi. Io ho preso una piccola scatolina. Questo non sale, lì si dà un aiutino, ecco, quello è salito, questo è salito, poi quello è già lì, ecco. Quando c'è questi quadranti in metallo è sempre bene un panno, questo è un vecchio tovagliolo, ora non si usano più e si usano per lavorare, non si butta via nulla. Ecco. Qui se no già siete poco. Questo si può vedere, è tutto ossidato, qui ci deve essere stato dato sopra qualcosa per lubrificare o così, non certo ora, ma forse anche prima. Oh, vabbè. Questo elevato dovrebbe venire via il meccanismo, dovrebbe, eccolo, questo nella scatolina, questo non serve, questo qui che potrà servire per questo. Si esamina, qui c'è già un pezzo lente, si esamina subito il meccanismo per vedere se c'è rotto, guardate qua, questo vedete quando vi dico che gli è stato dato lo spray per cos'è, guardatevi fra dentro, questo è tutto svito, l'olio lubrificante, questo che c'è in questa ruota si vede benissimo, poi lo si vede anche sopra qui, guardate, questo si so, un pezzettino di carta, eccolo qui, vi faccio vedere, guardate, questo è olio. Olio secco di quello lubrificante, si dà l'olio, vediamo e riparte, si riparte un corno. Vabbè, allora qui ci siamo, si è visto tutto, si può cominciare a smontarlo. È tutto lente, guarda, questo, questo. Qui si dà a vedere aprire le platine e pigliare tutto nel viso. Vediamo che non succede.
cose, si comincia a svitare. Vediamo, qui avevamo finito le rondelle spaccate, le hanno messo il filino. Si sta tromeando. Io quando sono un orologio, quando va, e dico come canta, perché per me sentirli andare, sentirli suonare è una musica, una melodia. Per me cantano e mi piace da morire quando cantano così. Ma anche se non l'ho fatto io, sentire un orologio che funziona. Io una volta a Londra andai al British Museum, c'è un orologio della fine del 500, primi 600, che è rettangolare, tipo grattacielo, che ha tutti gli omini che girano quando suona. Mancava 20 minuti alla suoneria, il passaggio degli omini. Io mi misi, c'è le sedie apposta, mi misi lì sulle sedie a guardare. La gente passava e mi guardava, dice, che fa questo bischero? E aspettavo che l'orologio suonasse. Uno spettacolo, vedere un orologio del fine 500 che suona, che si, con gli automi, che gira tutti gli automi, una cosa da consigliare al più grande amico da andare a vederlo. Ecco, inglese, questa è una stella inglese, le nostre sono così, quelle europee, vedete? Quella inglese è così. È differente, loro sono differenti in tutto. Allora, cominciamo a vedere se questo qui, quando c'è queste feritoie, sono meccanismi in cui si può sfilare il tamburo, cioè si rompe la molla, non è importante smontare tutto l'orologio, si leva questo, si sfila il tamburo. Ora se trovi il sistema di un fammi male, vi può vedere come funziona. Qui sono anche mancino, ecco, torna indietro. Questa però è più sicura delle altre, perché se ti scappa non la prendi nei diti e quindi non è poca cosa. Questo l'hanno caricato tutto. Qui ce n'è un altro che fa sentire la voce. Detto mi è sfuggita. Meno male ho lasciato andare subito i cricche. Perché queste inglesi si tengono peggio in mano. Poi se ti hai detto la molla più dura per essere furbo. Ecco, è quasi carico di tutto, si può andare con molta, ecco, e questo. Pieno d'olio, guarda giù che lavoro. So se tu lo vedi, pieno d'olio, guarda. Guarda che lavoro. Olio spray. Vabbè, questo, vedete, già, e si può cambiare la molla. Ora, questo si mette tutto per conto suo, ora si va a vedere quest'altro se si ci fa sempre. Vediamo se il moto ce la può, perché a mancino ho fatto poco. Oh, 11. Entravo dentro finora, ora non entra più.
Sempre piano, tranquilli, non c'è nessuno che si corre dietro per ora. Vabbè, niente, io volevo farvi vedere come, quanto olio c'era. E questo. E tanto ci siete tra poco, tanto qui il lavoro è sempre uguale. Non se vi tenga 10 minuti a vedere il stesso lavoro. Vai, ci siete tra 5 minuti, 10. Allora, come vi dicevo, qui le hanno fatto la cosa furba, che questi due sono usciti e questo no, vedete? Cioè, cosa me l'hai fatta fare? Di solito questa parte qui, c'è un'altra platina a parte, dovevi la platina, levavi i martelli, questo. Anche dopo, per rifasarli, giro quelli dietro, ma però per me gli hanno fatto un errore, perché io potrei anche riuscire, però dovrei piegare tutti i martelli. Se piego martelli, ma io non li piego per Dio, e per farli uscire. Vabbè, guardate, anche di qua uguale. Ora che lo vedo, ci si può riuscire svisando questo. Guardiamo, ma che non si svisa niente. Vabbè, allora si parte a levare questi rosismi. Ho già allentato queste due viti. Ah, si allentano ancora. Voglio allentare questo, cioè il riccio lì sopra. Poi si stringano perché non vadino perse, perché non si stacchino. Più che altro nel bagno, andando agli ultrasuoni, è bene che non si... Cosa? Questo è in mostra, in mezzo. Bene. Queste due viti le devo rimontare. Oh, qui. Facciamo come fanno gli orologiai seri, che pigliano le mollette. Questo è messo. Poi si va avanti e ci si riesce, guardiamo, ecco. L'ultima, cioè due viti, che è quella che comanda questi, che la fanno alzare e fermare i martelli, e dopo ci servirà per rifasare la suoneria. Andiamo. Questo orologio mi ammazza il bagno degli ultrasoni, il primo bagno me lo ammazza perché è pieno d'olio questo orologio. Questo mi dà noia ai ciondoli. Io per questi orologi ho queste chiavi qui, con il quadrato dentro, il esagono, insomma, che c'è, per stringere bene queste visi, questi dadi, così siamo sicuri che sono stretti. Qui potete vedere anche
la morchia, cioè, guarda, che siede proprio l'olio con la morchia, siete ricchi, io meno io lo vedo, via, e fa l'onda. Qui si vede lì, guarda, qui c'è il tamburo, anche lì, morchia, qui c'è la morchia, guarda, nelle mollette, guarda, è la ora. Questo è quello che fa fermare gli orologi. Eccoci, guardiamo di qua, oh mia. Ora c'è da levare questa. Questa, se non c'è riferimenti su questa rosa, è un problema per la rifasatura. Allora, quando quella è lì, questa deve essere qui, sì. Vabbè, una semplice rifasatura normale. Vediamo se si può andare avanti per trovare la vite. Eccola, la vedo, è arrivata, posizionata per essere aperta. Poi, si allentava subito, infatti l'ho sentito. Ma è appena appena un tracorso e spunta fuori appena appena, per questo ha fatto il verso lì ai dito, meno male non mi sono fatto nulla. Poi questa è da levare e questa è da levare. Questa per levarla c'è la vite che poi le è comandata a un'altra leva ed è questa, ecco. E queste è un casino quando si smonta questa, perché poi per rifasarla e se ne vuole si fa dentro a grullo il sistema. E ora studio un po' tutto e poi ci si rivede, va? Che devo studiare, fammi le fotografie e capire come funziona. A dopo. Allora, si è levato tutte le viti, anche di qua è stato tutto ripulito dai pezzi. C'era 5 colonne che reggano il meccanismo, 1, 2, 3, 4, queste sono accanto, e 5 perché c'è i martelli. Ora si va a liberare il tutto. Speriamo rimanga poca roba attaccata, qualcosa sì, perché c'è l'olio secco. L'antico olio secco, guardate, come regge l'olio secco. Questo è il moto, il centro. Poi, questa è la suoneria delle ore, e di qua, suoneria delle ore, ore e ore. Questo si appoggia qua. Poi, questo era quello dei quarti. Quarti, va sempre diviso, perché dopo ritrovarli li ho un casino, che dividerli subito, controllate, basta che li mettete a lavare divisi, poi se no controllate se qualcuno prima di voi ha segnato le ruote, questo qui, guardate anche questo. Questo è un pernio e deve stare dentro, deve uscire tanto di qua quanto di là. C'era solo una parte, stava per uscire questo. Usciva quello, non ingranava più e si spaccava ogni cosa. Vabbè, meno male non è successo. Poi si va a levare quella suoneria dei quarti, questa è la divisione della suoneria di Westminster. Poi si, i martelli vengono via? No. Allora vedrai che si riviserà questo e così. Però vi faccio vedere quanto olio si è andato qui, guarda Simone, qui si vede proprio l'olio, mamma mia, lo volevamo far fritto, guarda loro,
detto che storio e su bagni, ragazzi, bagni costano un sacco di soldi oggi. Questo è il moto, come mai non viene via? Perché eccolo, ora viene via, moto nel centro. E questi ora si svitano, ora si va a lavare il tutto. Ricordatevi sempre di levare questi, perché se il cuoio, se finisce nei bagni, il cuoio non c'è più. Poi qui sopra vedo che c'è la ruggine a questi martelli, c'è l'ossido, guardate l'ossido che c'è qui. Questi vanno tutti ripuliti ma non messi in bagno. Perché, guardiamo se è libero, eh? Guardate questo, bello rugginoso. Ora si prova alla spazzolina come viene. No, c'è troppo olio qui, non mi sporco niente. Queste viti vanno messe prima a bagno, poi lavate, no, niente può fare. Si guarderà dopo quando è finito il risultato di un mese. Ora io voglio mettere tutto in bagno, finisco di svitare questi e poi ci si rivede quando è tutto lavato, tutto a posto per il rimontaggio. Buona ragazzi, per ora! Alla prossima puntata!